Qual è la vostra posizione sul conflitto bellico Ucraina-Russia? Bisogna mandare altre armi oppure? Questa corsa al riarmo e di armi ce ne sono tante in Ucraina, questo non è il problema. Il vero problema oggi è come far tacere le armi attraverso un'attività diplomatica che deve essere rafforzata ed è quello che chiediamo. Bisogna arrivare al cessate il fuoco coinvolgendo le maggiori potenze internazionali, dagli Stati Uniti, la Russia, la Cina, la Turchia e l'Europa, per portare Putin a ragionare ed avviare il cessate il fuoco. La questione è stata posta all'interno del decreto Calabria per la sanità. Lei come giudica questa scelta? Ma il governo ha deciso di ritirare quell'emendamento. Penso che sia assolutamente opportuno che ci sia un decreto ad hoc per consentire al Parlamento di svolgere al meglio una discussione su un tema così importante che non può essere legato in un emendamento su un decreto come il decreto Calabria. Come giudica le prime misure anticrisi adottate in parte e annunciate in altre? Ma la manovra economica del governo è una manovra che impoverisce il ceto medio. Se pensiamo che le pensioni di 2.100 euro lorde subiranno una decurtazione mensile di 100 euro, questo dà la misura di come il ceto medio sia attaccato e anche come ci sia un accanimento contro la povertà. Mandare in strada attraverso la riforma del reddito di cittadinanza, che in sintesi significa abrogarlo, 670.000 persone, è un altro elemento estremamente grave. E poi c'è il tema della crisi climatica che non esiste nella visione del governo nonostante i drammi che dobbiamo commentare. Noi siamo stanchi di commentare vittime. Una volta è lo scioglimento del ghiacciaio della Marmorada che provoca 13 vittime, poi le vittime delle Marche e adesso le vittime di Ischia legate anche all'incuria, alla negligenza sul territorio ma anche ai eventi meteorologici che sono sempre più estremi. La maggioranza sembra granitica, l'opposizione molto meno. Come giudica il rapporto tra il terzo polo e il governo? Prove tecniche d'intesa? Ma innanzitutto penso che la Meloni abbia commesso uno sgarbo istituzionale. Se voleva incontrare le opposizioni lanciava un appello alle opposizioni al confronto. Questo non è stato fatto, noi l'avremmo accettato e ha preferito incontrare Calenda, il quale dal mio punto di vista si sta facendo usare della Meloni, che lo usa come strumento di deterrenza per mandare un messaggio alla sua maggioranza.